paura e le onde son leoni e compaiono da niente. Marinaio di 20 anni, non guardare su nel cielo, il tuo cuore cederà. Una giornata importante, vuole essere un po' il lancio della festa del brodetto di pesce, 3 giornate dedicate ad un piatto diciamo pinetese in questo caso, perché siamo alla 2ª edizione, è stato un lavoro sinergico diciamo tra il mondo della pesca artigianale ma soprattutto tra gli operatori della ristorazione che hanno voluto fare un percorso, quindi fare una ricerca di questo piatto con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero Crocetti di Giulianova e i loro chef che hanno fatto diciamo mesi di ascolto passando di ristorante in ristorante per poter riscrivere diciamo questa ricetta del brodetto alla pinetese. Prevediamo grande soddisfazione anche da parte degli utenti, dei visitatori, dei turisti che andranno ad occupare diciamo i ristoranti e ad assaporare questo piatto. Oggi è una giornata bella, come vedete, e sono soddisfatti anche gli operatori della pesca che hanno potuto beneficiare del bel tempo ma anche di una pesca importante e significativa, e quindi sarà un'occasione anche per i turisti per riscoprire oltre diciamo le peculiarità di un territorio dal punto di vista della spiaggia, dal punto di vista dell'ambiente, la pineta e delle piste ciclabili, anche le peculiarità enogastronomiche. Fu punita anticamente per avere bestemmiato il suo dio troppo ostile, superando in gran tempesta capo di buona speranza e l'olandese volante. In pratica diamo una battuta ai ragni perché questo è un tipo di rete che ha il filo molto sottile e se andiamo a togliere il granchio rompiamo la nostra attrezzatura. In questi casi infatti perdiamo tanto tempo perché sono cose che non si possono togliere con il martello e dobbiamo perderci qualche minuto a mano.
questa manifestazione, ho appoggiato questa manifestazione di Pineto, del sindaco Verrocchio, che ringrazio, e di tutto lo staff della giunta e tutti quanti per avermi permesso di partecipare a questa bella cosa del brodetto pinetese, che poi ci sono sempre piccole differenze tra un prodotto e l'altro, tra una zona e l'altra, così come era una volta alla fine, da una casa all'altra, tra vicini di casa già c'era una piccola differenza sulle stesse ricette, è quello che noi facciamo oggi, vediamo la differenza del brodetto pinetese in chiave magari un po' più leggermente gourmet, dai, diciamo, non proprio gourmet ma leggermente gourmet, perché il brodetto che proponiamo è spinato, insomma, è più semplice da mangiare, ovviamente qui si mangia in piedi, e quindi la differenza sostanziale l'ho vista nella presenza dell'alloro, del pomodoro a pezzi fresco, insomma, e quindi queste sono le differenze sostanziali. Poi anche nella sequenza di mettere il pesce, però quello poi va anche a secondo come si dosano i fuochi, quindi più o meno quello è sempre un po' soggettivo, diciamo. Vabbè, innanzitutto pesce di zuppa, il pesce povero è fondamentale, la giusta varietà tra i pesci appunto di scoglio e crostacei e molluschi, quindi ci devono essere tutti e tre gusti, e poi ovviamente una base di pomodoro, un po' di acidità che può essere data dall'aceto, ma in questo caso il vino bianco, e qualche aroma che prezzemolo all'oro in questo caso. E la bruschetta di pane, se proprio non deve mancare qualcosa, qualcosa che unisce tutti, la bruschetta di pane è obbligatoria. Un po' da seppie, calamari e totani. Abbiamo aggiunto i pomodorini a tocchetti. Sì, abbiamo aggiunto un po' di pomodorini. Un po' di cozze, un po' di vongole, poi piano piano il pesce, sì. Le cozze. Io vorrei far lavorare i ragazzi, però dai, vieni. Non posso dire, sono felice di essere. Adesso, come ti chiami? Mascia. Adesso Mascia mette le cozze, tutto attorno, insomma. Quindi adesso cominciamo mano a mano a montarlo sempre di più. È più colorato e ricco, sì, appunto. Esatto. Lì, appunto, le... Anche qualche foglia d'alloro per, diciamo, per... Si diceva che è importante ci sia l'alloro. Vediamo sia la vena che la... Quasi pronti, insomma, adesso sono un po' più introduttori.
tutti. Allora, stasera presentiamo il brodetto alla piemontese, che ovviamente vabbè, si fa con il tegame di coccio, la particolarità, però la particolarità del brodetto alla piemontese è il peperone, per dargli un po' di sapore, il pomodoro a tocchetti e quest'anno abbiamo deciso anche di metterci una foglia di alloro per dargli un po' di profumo. E mano a mano iniziamo a mettere gli ingredienti. Ovviamente il brodetto cioè va in base al pescato, quello che troviamo. Noi abbiamo l'aggiunta di frutti di mare. E mano a mano iniziamo a mettere i pesci, dai più duri ai più morbidi. Mano iniziamo a mettere anche la mazzolina, che è un pesce comunque abbastanza grande. Dopo, piano piano mettiamo anche gli altri ingredienti. Mettiamo un po' di pomodoro, un po' di salsa, farlo un po' più ricco. Facciamo un po' cuocere. Si inizia a cuocere, dopo man mano che si cuoce il pesce continuiamo a mettere il restante del pesce per finire il prodotto. Questa è la particolarità, più che altro è il pomodorino a pezzetti e l'alloro. Quest'anno abbiamo deciso di metterci, e hanno codificato così per il brodetto alla piemontese. Lo copriamo per farvi cuocerlo prima, lo sfumiamo anche con un po' di vino bianco. In 10 minuti il brodetto è pronto da portare sul tavolo, che lo serviamo con dei crostini di pane a brustolivi. La zuppa è pronta.